non parlate quando che pagavo il testatico al prete, da capella da pagare. Allora, i contadini davano grano e rate alimentari, noi che non avevamo niente dovevamo dare i soldi. Ricordo che mia madre mi ha mandato a pagare il testatico e quello che c'era, e il prete mi ha presentato il conto di tutti gli anni addietro che non avevamo pagato, e non avevamo pagato perché non avevamo possibilità di farlo. Mia mamma non aveva possibilità, tirava avanti con quello che aveva con fatica, con tre figli più Ea, lavorando in fabbrica con quello che ciapava, allora ne manteneva, doveva pagarsi un affitto e ne rappresentava il conto degli anni antecedenti. E mia madre mi ha detto: va bene, con questo non prende più niente, e non abbiamo più pagato niente. Ma era una tipo decisa sua mamma? Sì, molto. Come si chiamava quel parroco? Eh? Si chiamava Don Angelo Simeonato, e lui era di Loreggia. Però pretendeva roba che non era possibile avere. E forse era anche un diritto suo dei loro, sì, però sì, antico, se sì. Della gente ha bisogno di essere aiutata, e quando che poi te viene a pagare, non ti puoi presentare il conto di anni di quando che non poteva farlo. E così non ho capito per una ira. Ricordo che quando che mi sono sposata ho dovuto accompagnare mia mamma perché mi ero minorenne. Sì, allora si era maggiorenni a 21 anni e che ne avevo 20, no? E lui mi ha fatto tutto l'interrogatorio su quello che era la religione. Siccome avevo fatto 5 anni di collegio, avevo anche imparato quello che era, tutte quante e preghiere e vabbè vai, e si è sorpreso. Poi lui non ci ha sposate a catena. No? No, nessuna delle due, perché noi eravamo cane da macello, ne chiamava. Ah. Che abitando in fianco della chiesa, essendo che era, diciamo, mia madre, mio santo, diciamo, quattro donne e un ragazzo. E alla domenica mattina si faceva il bucato, perché durante la settimana lavoravamo tutti, gli era roba stesa fuori e io gli dava fastidio. E poi eravamo alle 6 di mattino, alla domenica mia madre ci faceva alzare a guardare l'orto, raccogliere fagiolini, far quello che gli era da fare nell'orto, perché durante la settimana appunto già mi impegnava a lavorare. E lui ci chiamava carne da macello perché eravamo con la maglietta scollata, senza maniche, eravamo scandalose. Invece di dirvi brave, che lavoravi? No, per carità, ci mancherebbe. Non ne ha sposato nessuna dedo. Infatti, mia sorella si è sposata agli Oblati e mi sono sposata a Santa Maria Maddalena. Ma proprio non ha voluto lui sposarvi o cosa? Sì, no, perché gli ha detto che non poteva farlo. Perché? Che motivazione? Domande che. Perché appunto non andava bene, perché non c'erano ragazze tutta a casa accesa e non c'erano baciabanchi. E altro, mi ricordo che una volta mi ha mandato fuori da accesa, c'era una ragazzina, perché avevo i calzini al posto delle calze, e mi ha mandata fuori. Un po' fuori mi trova un altro ragazzino e mi fa: ma Gabriella te la manda fuori? Tu sì, e fa: perché? Perché ho i calzini invece che i calze, e fa: e mi, perché ho i pantaloncini corti. E mi sono fatto: ma che fiol d'un can, ho fatto il segno di unire i due pugni, no? Per dire. E allora lui alla domenica ha detto che una bambina orfana di padre ha avuto il coraggio di mostrare il pugno al suo reverendo parroco. E qua mia madre mi ha mandato a chiedere scusa, e mio ho visto da Sky in alto, ho detto: ciao Don Angelo, scusa, sono partito, sono andata via. Gabriele, vieni qua Gabriele, e invece mi sono scappata. Però dopo sono stata quella che ha fatto quando che venivo a Maria, a Madonna, a San Pellegrino.
Là ero amico, facevo l'angioletto con ai, e con recitare poesie davanti al vescovo, tutti i preti che era in canonica e così. Però insomma era un parroco un po' fissato. Era fissato, che aveva insomma manie. Sessuofobiche. Sì. Cioè, tutto peccato, ecco, diciamo. Certo. Era peccato anche respirare. Però c'è pari i soldi del testadego, quello andava bene. Qui doveva essere.